Gemmine, buon martedì e benvenuti nel Vlogmas numero 1! Non vedevo l'ora di aprire il primo calendario dell'avvento, Cioè? tanto che ha dormito qua con noi. È questo Immagino di qua, notte cadeva. Ikea, perché questo c'ha i cioccolatini. Non ce la farò mai a prenderlo. Ok. Ecco fatto. Oh, Oh, dov'è allora, lui? boh. Certo che questi numeri sono proprio piccoli, eh? Eh sì, Uno. uno. Aprilo, dai. A me l'onore? Dai. Un Wow! cioccolatino. Che gusto, eh? Giriamo. Vediamo un po'. Pralina con gusto di crema, mele e cannella. Buono. Questo li mangeremo metà per uno, questi cioccolatini, perché ne abbiamo preso solo uno di calendario di Ikea. In realtà, stupidamente, però, abbiamo talmente tanti calendari che non abbiamo voluto esagerare. Com'è? Ma Come come fanno? fanno? Lo sapevo! Sa proprio di mele e cannella. Come Vediamo. fanno? Buono, Che mazza. buono! Allora, vi diremo un segreto dei calendari di Ikea. Aspettate tipo tra una settimana li venderanno 2 per 1 euro, una cosa così, per Beh, cui no, 2 per 1 euro no, mi però ricordo l'altro anno era così. l'anno scorso l'avevo comprati a 3 euro. 3 euro cosa? L'uno? Calcola che inizialmente era 13. Io l'ho pagato 10, poi a fine dicembre lo mettono a 3 euro. Comunque andiamo a fare colazione, perché oggi ci mangiamo il panettone, pere Avremmo e di tempo. No, cioccolato perché troviamo un sacco di di calendari, quindi Lidl e poi prima abbiamo tutti iniziamo, gli altri meglio è. calendari, è vero. Colazione a letto servita. Wow. Ecco qua. Panettone, pere e cioccolato di Lidl e un bel gingerbread latte. Cin cin. È arrivato il momento che attendevo di più, aprire tutti i calendari dell'avvento. Allora, questi sono tutti i nostri calendari dell'avvento. Abbiamo The Gusto Box, Beerwulf, Lace, NYX, Essie e Makeup Revolution, a parte appunto quello di Ikea che abbiamo già aperto. Uno ogni giorno diverso, lo aprirò anche su Instagram. Oggi aprirò su Instagram questo qua di Essie, che ho preso su Maki Beauty, sia questo sia quest'altro. Adesso apriamo quello di Makeup Revolution. Allora, numero 1, eccolo qui. Carino come l'hanno fatto quest'anno con tutte le scatoline che compongono il rettangolo. Vediamo che c'è. Ok, prodottino labbra. Lip gloss. Colore Adore. Molto carino. Io sono matta, quindi ho richiuso tutto. Così ogni giorno devo fare la fatica di riaprirlo. Secondo calendario, NYX. Non vedo l'ora. Allora, eccolo qui. Casellina numero 1, dove sei? Eccola qua. Ok, un altro prodotto labbra, anche qui un rossetto matte. E questo è il colore Perfect Red. Carino anche questo. Adesso tocca al calendarione Lace. Dov'è l'uno? Eccolo qui. Amore, ma che stai a dire? Non puoi capire che cosa ho trovato? Le Cetos. Sì. No, ma non ci va. Io pensavo che ci fossero soltanto patatine della Lay's e di vari gusti. Non pensavo che ci fossero anche altre cose. Allora mi sa che ci saranno anche le Doritos. Perché ho visto che la Lay's in Italia ha anche, diciamo, comprato
la Doritos, non so se, insomma, se è vera questa notizia che ho letto, però le Cheetos non me l'aspettavo, oh mio Dio, sono troppo contenta! Ora tocca al calendarione enorme della The Gusto Box, ecco qui la casella numero uno, cioè, è gigantesca. Duro. Ok. Allora, c'è una pasta. Mi piace che nel calendario della Degustabox ci sarà anche praticamente la nostra spesa di dicembre. Così possiamo anche utilizzare per mangiare queste cose. Penne rigate, pasta toscana. Perfetto. Se nel numero 2, cioè domani, esce un sugo, siamo a posto. Allora, Gemmine, eccoci qua in questo primo Vlogmas. Vi faccio vedere un po' di cosine che ho acquistato sia da Maison du Monde sia da Tiger. Ma siccome alcune di queste cosine sono anche dei regali, vi darò anche un po' di spunti, insomma, su come utilizzare delle cosette, come arricchirle per appunto fare dei regalini di Natale. Allora, iniziamo subito. Non ho preso tantissime cose, qualcosina. Per prima cosa, la cosa forse più bella che mi piace di più, questa l'ho preso per me, ho preso questo bel cuscino da Maison du Monde, appunto, e bianco con tutti questi pinguini, super carino. Questo costava intorno ai 15 euro, però c'era anche incluso già il cuscino, di solito si vendono a parte, quindi insomma, sì, non era un prezzo bassissimo, però insomma non era troppo alto, ecco. E niente, mi piace un sacco e questo lo voglio mettere sul letto insieme a quell'altro cuscino che mi è venuto proprio in mente l'altro giorno. Avevo preso non in Norvegia ma a Sofia, se non ricordo male, l'anno scorso. Perché spesso me lo chiedete, però appunto era un negozietto così, non ricordo neanche il nome, però era a Sofia, in Bulgaria. E niente, quindi questo lo metterò vicino a quell'altro sul letto. Per adesso, anche se non ci sta bene, lo mettiamo qui, così ci fa un po' di sfondo natalizio. Poi, allora, prima cosa che ho acquistato, per regalarla è questa scatola e, ho pensato di riempirla sia con dei biscotti, che dovrò fare ovviamente, e poi di aggiungere anche un'altra cosa che invece ho comprato all'Esselunga, che vi mostro dopo. Comunque, questa scatola è super carina. Di latta con tutti questi disegni di omino di pan di zenzero, lo schiaccianoci, alberelli, insomma, varie cose, davvero super carina. Anche il coperchio, guardate che carino, verde con questo fiocchetto. E costava 6,99 e niente, appunto, mi sembra un'ottima idea regalare una bella scatolina che poi comunque rimane alla persona alla quale la regali. E riempirla appunto di biscottini, dolcetti vari, insomma, cosettine fatte da noi, insomma. E vi faccio vedere sotto la cosa che ho preso all'Esselunga. Ne ho prese due scatole e sono queste scatole in latta di tè. Ci sono 72 bustine di tè e sono di questa marca English Tea Shop Organic. Questo costava intorno ai 15 euro più o meno, però insomma, a parte che è carina perché poi appunto rimane la scatola che è in latta, è bellissima. E poi ci sono dei tè veramente particolari, c'è anche questo tè Gingerbread Treat che dovrò assolutamente chiedere alla persona alla quale regalerò questo tè, questa scatola di tè, di offrirmene uno di questi al Gingerbread Treat perché mi attira veramente tantissimo. Anzi, poi magari vedo la prossima volta che vado all'Esselunga se di questa marca, oltre alla scatola, così ci sono anche i tè, insomma, normali. Se c'è questo qua, il Gingerbread, me lo prendo perché mi ispira veramente tantissimo. Comunque, questi sono tutti i gusti di tè che ci sono all'interno, quindi se avete magari qualche amica amante dei tè, ve lo straconsiglio perché è davvero carino. Io farò così, metterò la scatola sotto, poi sopra quest'altra con i biscotti e in più ho preso anche delle tazze, quindi metterò anche la tazza qui, magari piena di cioccolatini, e poi chiuderò tutto quanto con il cellophane trasparente, un bel fiocco sopra, tipo una caramellona. E niente, mi sembra un'idea molto molto carina. Tra l'altro, manco a farlo apposta, cioè se sono gli stessi colori, quindi
dovrebbe abbinarsi veramente molto molto bene. E vi mostro subito anche la tazza senza rompere nulla. Allora, questa è la tazza che ho preso da Maison du Monde, sempre, che pensavo di abbinare a questo kit, diciamo. Questa costava 4,99, molto semplice in realtà, rossa con scritto Merry Christmas and Happy New Year, però c'è questo pompon qui, carino, quindi mi è sembrata molto carina. Quindi verrà così, con la tazza, qui al lato, e questo sopra. Che ne dite? Vi piace? Carino. Sì, sì, mi piace, dai. Poi ecco, la tazza magari la riempio di cioccolatini, appunto. Poi, stesso kit, perché appunto vi ho detto che di scatole di tè ne ho prese due all'Esselunga, farò un altro pacchettino simile, però utilizzando questo vassoio che ho preso sempre da Maison du Monde. Anche questo mi è piaciuto tantissimo, con tutti gli omini di pan di zenzero e oddio, come si chiama? Lo schiaccianoci, ecco, mi veniva nutcracker in inglese. Questo costava 4,99, quindi anche un pochino di meno della scatola. E niente, per la persona alla quale ho pensato, preferisce il vassoio rispetto alla scatola così. Quindi insomma, ho scelto di prendere il vassoio. Anche questo lo ricoprirò con tutti i cioccolatini, no, cioccolatini, i biscottini. Poi sotto sempre la scatola del tè, e poi l'altra tazza, anche per quest'altro regalo, ho preso questa, che c'ha questo campanellino qui, carinissimo, che suona, e poi questa è così, insomma, bianca, con tutti questi disegnini, Merry Christmas, molto carina. Quindi questo è il secondo pacchettino regalo che avevo pensato, sempre con il cellophane, sempre con il fiocco sopra, insomma. E manco a farlo apposta, tra l'altro è una fantasia diversa, questa della tazza e questa del vassoio, però sono molto molto simili secondo me, quindi insomma dovrebbe abbinarsi bene. Fatemi sapere se vi piacciono e che ne pensate, che cos'altro aggiungereste, insomma. Poi, allora, continuando sempre con Maison du Monde, ma con cose che ho preso per me, oltre al cuscino, ho preso anche questa tazza. L'anno scorso ero molto indecisa tra questa e quell'altra con l'orsetto, che poi ho preso, non so se ve la ricordate. È molto simile, però è appunto un orsetto, mi pare sempre con la sciarpina, non ricordo. E quindi quest'anno hanno rimesso questa con la volpe e ho detto vabbè, quest'anno la prendo, dai. C'erano anche tante altre tazze nuove, però sinceramente mi piaceva sempre comunque questa di più, quindi ho preso questa qui, insomma, che c'era anche l'anno scorso, che volevo anche l'anno scorso. Costava un pochino, perché 6,99, insomma, per una che non ha bisogno di altre tazze, però vabbè, era troppo carina, quindi insomma quest'anno l'ho presa. E poi, sempre per rimanere in tema tazze, sono andata da Tiger e c'era questa tazza che costava solo 3 euro. Cioè, Tiger devo dire che ha alzato un po' i prezzi, però certe volte ha ancora delle chicchette economiche, perché da Maison du Monde c'erano tazze così di Babbo Natale molto simili e appunto costavano tipo 7 euro come questa. Invece questa qui di Tiger 3 euro, e quindi insomma l'ho presa, non potevo lasciarla lì. Tra l'altro è super carina, dai, la faccina del bambino è simpaticissima, dietro è così semplice, quindi ho preso questa, mi è piaciuta troppo. Ok, poi continuiamo sempre da Maison du Monde. Ho preso questa scrittina qui in legno con scritto Winter, troppo carina, con i fiocchi di neve, e questa costava 5,99, carina. Non so se metterla, probabilmente la metterò sul letto, sulla mensolina del letto, insieme anche a questa decorazione qui,
che ho preso sempre da Maison du Monde, che mi piaceva tanto anche l'anno scorso. Infatti avevo acquistato per l'albero, guardo lì perché l'albero è lì, delle casette simili a queste, della stessa linea diciamo che ho appeso all'albero, però questo mi sembra un po' troppo grande da attaccare al mio albero che è piccolino. Già ci sono delle cose grosse che ho preso sempre da Maison du Monde l'altro anno, e quindi questo mi sa che lo appenderò tipo sul letto da qualche parte. Però è carinissimo, con queste casette di legno, con i fiocchi di neve, con tutti i brillantini, davvero molto carino. E questo veniva 2,59. Poi, ultime due cosine, queste le ho prese da Tiger. Allora, di questo ve l'ho mostrato su Instagram e mi avete tutti quanti chiesto dove l'avessi preso, e l'ho preso da Tiger. Non ricordo esattamente il prezzo, mi ricordo che in tutto ho pagato 10 euro, però insomma non mi ricordo quanto costassero tutte le cose, però ho preso questo, la tazza e altre due cose. Comunque questo è un cestino oro rosa per mettere in teoria le patatine, no? E niente, l'ho sempre voluto prendere, c'era anche di altri colori, però mo l'hanno fatto oro rosa, quindi non ho veramente saputo resistere. E l'altro giorno quando abbiamo fatto il panino con il pulled pork l'avevo anche utilizzato, quindi mi avevate chiesto dove l'avessi preso perché vi è piaciuto molto, e appunto l'ho preso da Tiger, super carino. Poi ne ho preso solo uno, questo in teoria per i ristoranti, quando servi l'hamburger con le patatine le metti qua, magari su un vassoio, così su un tagliere, insomma ne ho preso solo uno così perché mi piaceva tanto. Per me e Cesar facciamo una porzione abbondante di patatine in due. Poi, allora, penultima cosina, questa sempre da Tiger, non ho saputo resistere e in realtà non so neanche come e se riuscirò ad utilizzare questo bicchiere, perché allora è un bicchiere barra tazza a forma di pallina natalizia, no? Solo che il buchino per mettere la cioccolata calda o quello che sia è veramente piccolo, e anche per lavarlo, come fai, sarà un po' complicato, però del resto, cioè, era troppo carina, dai, veramente troppo carina. Tra l'altro mi viene in mente che questa potrebbe essere anche un'idea carina regalo, se voi la riempite di cacao solubile, quello tipo Nesquik, insomma, per fare la cioccolata calda, poi sopra ci mettete tutti i mini marshmallow e sopra magari un po' di sprinkles natalizi, cercando insomma di ficcare i marshmallow da questo buco, ci si dovrebbe riuscire. Potreste fare un regalino tipo una cioccolata calda fai da te, e poi la persona aggiunge il latte, shakera un po' e se lo beve, e poi tanti auguri per lavarlo. Però insomma, vabbè, non lo so, è troppo carino. Io l'ho preso anche magari per fare qualche fotina carina, insomma, ci stava, dai. Si sarà abbastanza faticoso da lavare, però ci proverò. Ultimissima cosa che ho preso, parlando di cioccolata calda, ho preso i mini marshmallow, perché quegli altri che avevo, non so se vi ricordate, erano grandi. Quindi anche quando avevo fatto la sfera, la bomba di cioccolato da mettere nel latte per fare la cioccolata calda, l'avevo dovuto tagliare, insomma, non erano proprio perfetti. E quindi ho visto da Tiger i mini marshmallow e li ho presi. Vediamo un po'. Adesso non voglio aprire la busta, però voglio vedere. Sì, ci dovrebbero entrare tranquillamente, dai. Sì, sì, sì. Allora dopo mi faccio una bella cioccolata calda qua dentro, utilizzando i mini marshmallow. Tra l'altro, fatemi sapere se anche voi siete così. Sono strana, perché odio mangiare i marshmallow così freddi, diciamo. Non mi piacciono per niente, né la consistenza, né il sapore, né niente. Ma quando li metto nella cioccolata calda e diventano morbidini, tipo sciolti, li adoro. Non lo so perché, fatemi sapere se anche voi siete come me o magari il contrario. E niente, quindi questo qui era tutto lo shoppinghino che ho fatto per appunto anche i regali di Natale da Maison du Monde e da Tiger. E fatemi sapere se magari anche voi avete pensato a qualche regalino del genere, datemi qualche consiglio magari per qualche altro regalino tipo simile, così creativo da fare. Allora, gemmine, per la nostra prima cena di Vlogmas, primo dicembre, cosa facciamo, amore?
proviamo a replicare il piatto tipico di Guadalajara, cioè Esatto. il piatto più complesso di Guadalajara. Non è vero, non è più complesso, però è quello più Beh, impossibile. è abbastanza difficile, Perché per una serie di cose a Roma si può fare. Quindi eh. Sì. ci servirà pomodoro, cipolla. Qual è il piatto? Amore, Non l'ho detto, torta augata. Ah, ok. Vabbè, si chiama torta augata, che che significa? torta in spagnolo, cioè in messicano, in spagnolo messicano vuol dire panino, ok? Quindi un panino è una torta. Ripieno di Carne di maiale fatta in un certo modo. La porchetta romana ha un sapore e anche una consistenza molto Molto simile, simile. quindi useremo porchetta perché noi non è che ci mettiamo mo a Sì, fare. perché questa carne è un po' Si chiama particolare, va carnitas. fritta, tutto, Carnita si quindi chiama. no, E usiamo la porchetta, così è più facile. poi questo panino di porchetta, per farvi capire, Che che non vuol è proprio dire così, augada? affogato. Quindi Ok. viene affogato in due salse. In Esatto. realtà la tradizione, proprio quella più antica, è una salsa sola ed è 100% piccante. Ok. Quindi, però, con il tempo la gente, cioè, soffriva troppo praticamente mentre mangiavi. Quindi si mette E prima una salsa si fa di una di pomodoro pomodoro senza e poi piccante, e sopra un poi po' di col salsa piccante tu raggiungi piccante. piano piano come te la senti. Ok. Poi un po' di lime, un po' di fagioli Ah, i fagioli dobbiamo e fare. poi la, Non delle tutti mettono i cipolle. fagioli, eh. A Però la seconda della versione che piace bancarellina, a sì. noi, sì. Diciamo che è un Ok. piatto un po' così. Quindi i passaggi adesso quali sono? Io sto facendo bollire l'acqua in una No, pentola prima di tutto si dove mette musica di musica Guadalajara. messicana, Cioè, come si musica ovviamente. Guadalajara? Ah, poi invece primissima cosa è tagliare a fettine sottili sottili una cipolla viola e metterla a marinare con Sul tanto limone, succo di sul lime. limone e origano e un po' di sale. L'ho coperta con la pellicola, l'ho messa in frigorifero perché quella deve cuocere. Marinare. Esatto, nel lime, quindi quella l'ho già fatta. Poi, secondo passaggio, devo fare le salse. Quindi ho messo l'acqua a bollire, adesso bollirò dei pomodori e poi li frullerò insieme a un pezzo di cipolla, aglio, origano, pepe, sale e basta. E Quindi questa potete sarà. capire che sarà molto saporita. Sì, e questa sarà la salsa di pomodoro, poi si cola ed è pronta. Poi a parte devo fare anche una salsina piccante e utilizzerò il peperoncino di Arbol, quello Sì. super piccantissimo, e il sesamo. Quindi adesso Che insomma ma anche è molto saporito, non la solo prima molto volta che la piccante. facciamo, quindi ora proviamo, insomma vediamo L'abbiamo cosa esce fatta fuori. tanti anni fa, se non vi Sì, non ricordate, so se tipo l'abbiamo fatta in l'abbiamo un fatta, vlog, sì. forse l'abbiamo fatta vedere. Boh, Forse ho quanto solo tempo delle fa? foto. L'avevamo Però fatta, sì. anni fa, parlo di 4 anni fa, 5. Beh, anche di più. Sono 4 anni che siamo sposati, amore. Allora, L'abbiamo 5 o 6, fatta un sacco 6 di anni anni fa. fa, 6 anni Sì. fa minimo. Piatti messicani, questa è la salsa piccantissima, questa è la salsa non piccante, ma in realtà è venuta piccante lo stesso perché l'ho frullata nel frullatore che era sporco di quella salsa, quindi Cioè, è piccanti proprio piccante. questa. Poi qui ho tagliato a pezzettini, avete visto la porchetta e l'ho riscaldata, ma si è praticamente fritta in padella e amore. Allora, Ti ragazzi, devo confessare fermi tutti. una cosa perché ho fatto una porcata Fermi tutti, assurda. questa sì, Non non è è per contenuto adatto a tutti, ai più sensibili. Allora, in Messico i fagioli quando si fanno a crema, scusami, ti stavo per Quasi, ciecare, quasi. quando si fanno a crema si saltano nel lardo.
Allora, il lardo purtroppo, per fortuna non lo so, in Messico viene utilizzato Sì, tantissimo, boh, tanto, tanto, tanto. esatto, che sarebbe lo strutto, no? Sì. Quindi, siccome la porchetta ha tirato fuori tantissimo grasso, sai cosa ho fatto? Ho colato il grasso all'interno dei fagioli e quindi è come se li avessi fatti con il lardo. Però Buono. si vede perché guarda che colore spettacolare, proprio come quello dei fagioli messicani. Adesso li schiaccio e li faccio a crema con lo schiacciapatate di IKEA. E poi componiamo il piatto così vi facciamo vedere. Allora, come Wow. pane abbiamo preso. Amore, che stai facendo? Niente. Che stai facendo? Com'è? Abbiamo preso la ciriola, che come forma è molto simile al pane Molto messicano, simile. però come Non c'entra consistenza, niente. no, è molto morbida. Però, insomma, è la cosa più simile che abbiamo trovato. La prossima volta io proverei con la baguette, un pezzo di baguette, Allora, io una ovviamente. volta, vi racconto, quando ero piccolo, tagliando il pane così, Ti sei mi sono tagliato? tagliato tutta la mano, Perfetto. ma in un modo bruttissimo. Comunque, il pane adatto per fare questo piatto è praticamente impossibile da realizzare in qualsiasi altra parte del mondo che non sia Guadalajara, per un discorso di altitudine, temperatura, pressione, e quindi non lo possiamo fare. L'abbiamo provato a fare l'altra volta, è venuto più o Era meno, buono, però non però è molto identico. complicato, molto lungo. E comunque non è identico, Ah quindi sì, quindi vabbè, abbiamo boh. deciso di comprare il pane già Vediamo, fatto. vediamo questo Cesar se però ci è teneva a farvi vedere un'eresia. come taglia il pane, perché io l'ho tagliato completamente il mio e mi ha detto no, non si fa No, perché così. deve essere così, capito? Ok. Così la carne, cioè metti i fagioli, metti la carne e poi affoghi il Ok. Va tutto. bene. Allora, Cesar sta preparando la sua torta Allora, ahogada. poi lo chiameremo questo mese Birsember. Perché sarà una Birsa. birra al giorno. Toglie il medico di torta. Quindi. Non l'avevo neanche inquadrata, potevi non dirlo, però ormai. Vabbè, che c'è di Allora, hai meglio? Allora, i messo i fagioli, poi fagioli, poi metti la carne carne. messicana. Allora, Vuoi un cucchiaio? allora, in realtà, cioè, sono contento che non c'è nessuno di Guadalajara che ci segue perché ci ucciderebbe vedendo quello che stiamo facendo. La carnita, diciamo, le carnitas hanno un altro aspetto, sono pezzi più Sì. grossi, Dai, molto più grossi. la prossima volta proviamo a farli, dai. Serve tanta manteca, quella là, Tanto tanto strutto, lardo. però li proviamo a fare, dai. Il Ok. problema è riuscire a tradurre i pezzi di Sì, carne, quando vai dal macellaio, io ci perché... provo col mio macellaio, però lui non solo non capisce molto, Ma ma tante volte sono soprattutto proprio dei pezzi che noi in Italia non non, sì, utilizziamo, diciamo che non viene macellato in quindi quel sì. modo. Ora Quindi stai mettendo il succo del lime. lime. Come al solito hai fatto cadere qualcosa, io ne approfitto. Sì, come al solito. Poi, Buona. Di questo è il momento. affogare. Io ho sempre fatto. Ok. Allora, prima. Per un discorso mio, ho sempre messo prima quello piccante, tra l'altro non c'è il cucchiaino. Usa lo Prima, stesso, tanto è ok, prima piccante quello uguale. piccante, poi. Però in questo caso lo farò al contrario, vediamo che succede. Perché? Oh, così. Ma vuoi un mestolo più grosso? perché ci metterò 30 anni così. Esatto. Tieni. Ok, ho portato il mestolo. Allora. La salsa l'ho riscaldata, deve essere bella calda. Amore, Sì. ma perché lo stai tenendo? Cioè, perché il pane è così? Non così. Cesar comunque non ci sa fare con le mani, eh. Sì, non sono Sei molto tutto storto, bravo. amore. Non so che cosa stai Sono molto combinando. teso in questo Comunque, momento. vabbè, il sunto è che va affogato. Poi gli si mette anche un po' di salsa piccante e un po' di Le cipolle. cipolle, sì. Sì, che sono nel succo di Questo limone. è un inferno, ragazzi, è L'ho piccantissimo. fatta troppo E quindi metto questo piccante? cucchiaio, però so già che Così morirò. So poco. già che morirò. Guardalo, Allora. guardalo, guardalo, guardalo. Ecco che le cipolle vanno nella birra. Quanto mi diverto a darti fastidio, eh? Ups. Cesar Buon si appetito. emoziona quando lo registro. E deve assaggiarla, che buon appetito! Alla fine ho sporcato io il tavolo stavolta. Dai, assaggia. Mazza, guarda che l'aspetto è buono, eh? Com'è? Allora, immagino che il pane sia troppo, tipo,
Moscio, Il pane è vero? troppo morbido, in realtà. Il pane tradizionale deve essere molto duro, quasi una pietra, in modo che quando la bagni tiene tanto. Sì, Però diventa morbido ma non gommoso. Invece quando un panino è morbido e lo bagni diventa gommoso. Però Devo dire che sapore? questo no. No? Mantiene. Poi va mangiata con le mani, ragazzi. Vabbè, Devi sì. anche leccarti le dita, se no godi solo a È metà. buono o no? Approvata? Devo dire che è un viaggio in Messico questo. E quindi, Gemmine, si conclude la prima giornata di Vlogmas. Rido perché non so se vedete che ho praticamente il cuscino in faccia a Cesar. Ogni sera è così, perché lui non vuole venire vicino a me. Allora dico sempre, allora vengo io. E mi metto così. Comunque, povero Cesar. Adesso ci mettiamo a vedere il racconto dell'Ancella che finalmente è uscito su Prime Video. È un telefilm che volevo vedere da un sacco di tempo, già da quando stavamo in Messico che ne avevo sentito parlare, però non so se era su un canale inglese o americano, tipo di quelli là a pagamento, boh, non mi ricordo, e quindi non l'avevo mai visto. E adesso ho visto che c'è su Prime Video, quindi ora ce lo vediamo. E tra l'altro, se non avete mai provato Prime Video, insomma, Amazon Prime, Prime Music, tutte queste cose qua. Ho visto che adesso c'è anche una promozione. Se siete studenti, Amazon vi regala tutto il pacchetto per 90 giorni. Quindi vi lascio qui giù nell'info box il link. E se non siete studenti, potete comunque avere 30 giorni di Prime Video gratis, di Prime Music gratis, tutto separato, insomma, ma 30 giorni ognuno. Quindi vi lascio comunque il link qua sotto. E niente, adesso ci mettiamo a vedere questa serie, fatemi sapere se l'avete già vista, se vi piace. E basta, noi vi mandiamo un bacione enorme. Grazie per averci tenuto compagnia in questo primo giorno di Vlogmas e ci vediamo domani. Ciao Gemmine!